Si conclude l'ampia programmazione incontri con gli autori organizzati in diretta online dai Premi Internazionali Flaiano e la Fondazione Tiboni con l'intento di non fermare la cultura nonostante la pandemia. 4 mesi di presentazioni con almeno 2 incontri settimanali, 25 autori presentati e collegati da Roma, Londra, Pescara, Toronto, Bologna, Milano e Firenze. Oltre 13.000 persone collegate, 1.290 minuti trascorsi insieme online sulla pagina Facebook del Media Museum e dei Premi Internazionali Flaiano e la possibilità di rivedere l'evento anche nei giorni seguenti. Dopo le prime presentazioni sono state le stesse case editrici a richiedere di collaborare con i premi, considerata l'ampia partecipazione di utenti. Gli ultimi 2 autori in ordine cronologico, il primo Edoardo Vigna, giornalista del Corriere della Sera, con il suo libro L'Europa, la meglio gioventù. L'incontro è stato moderato dalla sua collega Roberta Scorranese. Europa, la meglio gioventù. Parliamo di un lungo viaggio che tu hai fatto attraverso delle città europee, escludendo delle metropoli, e poi vediamo perché, alla ricerca dei giovani, cioè di che cosa pensano i giovani, come lavorano, come vivono. Verrebbe in mente un reportage di tipo pasoliniano, però allargato, no, sul piano internazionale. Sono andato appunto a cercare i giovani in queste città e mi sono messo all'ascolto. In tutte le esperienze che ho incrociato ho visto una vitalità, una forza che io pensavo, appunto, perché tante inchieste ne hanno così, mi avevano fatto credere che ormai non ci fosse più molta speranza, diciamo, che fosse un po' una generazione ripiegata su se stessa. Invece io, questa è la cosa che ha messo il peso di più, tutt'altro che ripiegata, c'è un'energia. Altro autore che ha concluso la rassegna, lo scrittore e sceneggiatore Roberto Venturini, che ha presentato il suo libro candidato al premio Strega l'anno che a Roma fu 2 volte Natale. A moderare l'incontro la giornalista e scrittrice Laura Delicolli. Però il tuo da giallo è diventato noir, perché in realtà questo libro racconta una storia molto nera. I miei personaggi che nella loro casa, nel loro ambiente, nell'arena principale che è Torvaianica, hanno forte una caratteristica di una componente di immobilismo, sono un po' degli it dickensiani, è nel secondo grosso cronotopo, no? L'unità spazio-tempo del racconto, che è il verano. Quindi paradossalmente nella casa dei morti che questi personaggi hanno un sussulto di vitalità, e come fanno tutti i nostalgici, recuperano dal passato quello che è l'immaginario.